Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi Cat Quest. Ok, onestamente non mi ricordo tantissimo dove siamo arrivati perché da un po' che non ci giochiamo, ma siamo a livello 48 e andiamo a farci una piccola missione. Le offerte a livello 45. Accettiamo. Dopo aver costruito il nostro grande altare, dobbiamo fare offerte al potente Moth Scratches. Ok, cos'è questa storia? Delle offerte per Moth? Credo di averlo sentito miciussurrare. Ma mi mancano le offerte con cui pregare. Ci serve il meglio, questi serpenti marini dovrebbero bastare. Ah, sì, adesso mi ricordo, possiamo andare nelle acque. Sei fortunato che sappiamo camminare sulle acque, sai? Ecco, infatti, mi ricordavo che possiamo andare nelle acque. Ora, devo anche ricordarmi i tasti perché da un po' che non ci gioco. Oggi è una giornata bigia, buia e tempestosa e come si dice? Piove. Ecco, non mi viene la parola, piove. Guarda come piove e onestamente mi sono dimenticato i tasti. Infatti continuo a premere sempre il tasto del questo, che è dell'inventario. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, dobbiamo andare qua. Non sapete, io in realtà non ricordo molto del mio passato. Credete che potrei aver conosciuto uno più Micio Dei? Oh, vedo un serpente. Eccolo lì. Killiamo. Ah! Lo so. Ogni tanto mi ci perdo con quel B maledetto messo lì. Per favore, la prossima volta non mettetelo più. Vabbè, ma posso fare così? Esatto. Ce ne serviranno altri. Andiamo ancora più in fuori. Devo ricordare che lo schivatore non è quello. Ok, adesso c'è qua tanto trash mob che li facciamo fuori. Wow. Ok. Via. Vai. Fuori uno. Se mi metto così. Ok. Ah, mi segue, guardalo. Slap, slap, slavana. Ok, credo ne abbiamo abbastanza. Balziamo indietro. E quindi ci apprepiniamo ad andare indietro. Ma nel frattempo, dato che ci sono delle rovine di Rue, livello 45. Attenzione. 70 troppo. Ma il livello 45 è... No, non si può non fare. Mentre siamo qua. Allora, io mi ricordo che avevamo anche tipo queste robe qua. Sì, ok. Ok, è finito il mana. non mi ricordo. Mi ricordavo che avevamo il fuoco. Tra l'altro cerco di non cadere, che è inutile cadere perché non si può cadere. Dov'è? B. Non mi ricordo il fuoco. Il fuoco è RB. Scusa, l'ho premuto e non me l'ha fatto. Non è che posso stare qui a grattare le cipolle. E non so cosa voglia dire, ma ci sta. Dobbiamo fare così. Ah, poi schiviamo. Ammazziamo un po'. Ah, e questo mi ha preso, lo so. Uccidiamo anche questo. Diamo un colpo a questo. E un colpo a questo. Ma ci sono due ceste là sopra, io non l'ho viste. Nah, mannaggia. Via, andiamo a prendere le due ceste. Prendiamo le due ceste. Ed è una. Questa. Ok, ci siamo. Ah, e l'altra rotolando come dei gatti selvaggi, felini. Oh là là. Ah, sì, mi ricordo questo qua. Via. Ah. No. Jump, jump, jump scare. Ok.
Ah, questo qua è pesante. Quante robe hai fatto tutti in una volta? Ci prendiamo i nostri XP. Qui. Cestone. Con la chiavona, sicuro. Vuole la chiave. Questo è un trash mob abbastanza innocuo. E poi sopra il cavaliere mascherato. No, non era questo, è questo, ok. Quello per curarmi è l'altro pulsante, ok. Zero mana. Qua devo giocare d'astuzia perché ho poco. Ho poco mana. Il tempo che. Ok. Aia. Yeah. Vabbè. Via, 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 via. Prendiamo slap. Ci vuole la chiave, come al solito. Che cavolo ho fatto? Lo so, mi dimentico. Ok, e abbiamo fatto anche questo. Poi, non ci interessa, possiamo passare in mezzo alle acque. Uccidiamo questo mobettino così, per sport. Ah, non ce l'ho fatta, volevo fare il 49. Prendiamo questa moneta che ci serve e poi qui, livello 75, altissimo. Vabbè, completiamola questa. Ecco a voi! Miciaviglioso, ho un buon micio sentimento a riguardo. Vi farò sapere se funziona, prendete questo come ricompensa. Armatura da cavaliere. E abbiamo il livello 49, signori. Yeah! Due capreole, così tanto per dire, ma soprattutto sveniamo salvando. Anzi, salviamo svenendo, qualcosa del genere. Ok, livello 50 alla preghiera, attenzione, questo è il simbolo della muerte. Però conclude un episodio, quindi lo andiamo a fare. Chiamata per tutti i fedeli di Moth. Il momento è vicino, Scratches. Poi sempre tu. È quasi il momento di invocare Moth. Volete unirvi a noi, gratta avventurieri? Ma sì, dai. Siete entrambi credenti? Forse un po'. E tu, amico? Amicio? Oh no, così non funzionerebbe affatto. Moth merita solo la fede più forte. Ecco, andate presso questi monumenti e apprendete gli insegnamenti di Moth. Vabbè, uno è qua. Slap. Miau, non ci avevo mai fatto caso, ma ci sono delle iscrizioni sotto. Moth è stato il primo gatto a parlare e ha cambiato ogni cosa per i gatti. È stato un miauracolo. Questo lo so, i gatti in passato erano selvaggi, non sapevano parlare ed erano solo in grado di miagolare. Ok, naturalmente... Sì, è l'iscrizione quella slavana. Ok. Ciao. Aia, mi hai fatto male. Cattivo. Moth insegnò agli altri gatti a parlare e questi sono diventati più intelligenti. Questo Moth è davvero micciaviglioso. Capreola, capreola. Oh, Moth aveva molti amici. La sua intelligenza gli procurò altrettanti nemici. Ah, ricordo vagamente che in passato i gatti erano invidiosi anche di me, povero Motto. Motto, Motto, Motto. Slavana. Allora, ci prendiamo
Questo che ci serve, anche se ce ne dà uno solo, è questo qui perché è gratis. Mott fu ucciso dall'invidia, divenne noto come il micio dio della conoscenza. Cosa? Questo è ga terribile, non so perché, ma mi sento molto triste ora. Torniamo indietro. Puzza di boss. Soprattutto dove siamo? Ah, ok. Ah, aspetta. Scusate. Upgradiamo questa. Upgradiamo questa. Sono quelle più importanti che utilizziamo, tra l'altro. Sì. Ok, così abbiamo più vitanza. Questa pure è più forza di fuoco. Ok. Possiamo andiamo. Allora, torniamo giù. Ciao. Via. Mi servivi. Scusate, ma avevamo preso il corpetto quello 30, 29, 31. Ma ci dà meno 30 di vitalità? No. L'equipaggiamento migliore fino adesso è questo qua che abbiamo noi. Questo che livello è? 75, via! Oh, allora siete dei credenti ora, gatta, amici miei? Sì, sono riuscito a sentire lo spirito di Mott che mi parlava. Mi sembrava quasi di essere lì. E il sangue di drago? Credi ora? Mi ha offerto. Tipo perfetto, ok, ho capito adesso. Benvenuti nella fede, amici Mautieni. Presto daremo inizio all'invocazione. Unitevi a noi quando avrà luogo. Ah, ecco un regalo e benvenuto. Ciao, la tunica bianca di Final Fantasy, va bene. Non possiamo fare niente perché abbiamo slap, sveniamo. Per salviamo. Siamo a livello 50, signori. Livello 50. 50. 50. Sono indeciso perché abbiamo il terzo giorno di Gattale abbiamo. Oppure facciamo questa di Mott che ci fa il boss. Facciamo questa, proviamo. Livello 55 sarà un po' dura, ma ce la facciamo. Campagne Mautiane, riuniamo nei pressi di Lo Stretto. Riuniamoci, invocheremo Mott Scratchessa. In qualche modo credo potrebbe davvero funzionare. Io ho un presentimento. Oceano felinifico. Oh mio Dio. Isola chiave. Dov'è la chiave? Non c'è. Magari ce la dà questo. Ma chissà se ce la dà. Sblocchiamo un sacco di roba. Vinciamo? Non lo so. Finalmente ho fusa. Preparato tutto. No, questa non ho capito. È il momento di seguire l'invocazione. Miao. In che modo lo faremo? Seguitemi. Non preoccupatevi, siamo tutti compagni maotiani qui. Miao, aspetta, cosa ci succederà? Niente, se è solo un requisito per trovare Mo. Fidatevi di me, non ho intenzione di fare di male a nessuno. Posizionatevi in quel cerchio lì. Ci aspettiamo che lo facciate. Sapete di cosa è capace il mio amico, giusto? Moriremo. Spawnerà un boss che ci farà tanto male. Cosa sta succedendo? Qualcosa. Eccolo lì. Io sono Apeth, l'uccisore di Moth. Chi osa invocarmi? Oh mio micio Dio. Quello non è Moth. E perché non riusciamo a uscire da questo cerchio? Moth, sei tu? Com'è possibile? Moth, sei tu? Accipicchia. Come sei diventato patetico e anche grazioso. Parlate con me, miciore? Mi dispiace, ma mi state chiamando chiaramente confondendo con qualcun altro. Altro gatto. Ma devo ammetterlo, ho qualche problemino con la mia memoria. Ah 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 ah.
Non dimenticherò mai quell'espressione che avevi quando ti ho dato il colpo di grazia, Moth. Quindi tu sei quello che mi ha ucciso, cioè che ha ucciso Moth. Quindi sono io Moth. Attenzione. Sembra che dovrò eliminarti gattinitivamente. Futura. Ok. Ah, sembrerebbe un po' coriaceo. E dai, anche veloce. Ah, sbagliato. Ok. Mannaggia però. Via. Ah, nei cerchi mi blocca. Ok, ho capito. Ma si blocca anche lui? No, lui invece no. Grazie. Questa non è la fine, Mouth. Grazie, Micio Dei. State tutti miau bene. Andate tutti a casa. Così, licenziati così. Per tutti i gatti, sei davvero il nostro salvatore, Motto? Per niente, sono Spirri, uno spirito custode, credo. Oh, credo che l'invocazione non abbia funzionato allora. Ma Motto è chiaramente reale. Quello spirito malvagio ne è la prova. È vero, continuerò a diffondere la parola di Moth. Allora, grazie. Ehi, credi che ciò che ha detto quello spirito malvagio fosse vero? Sono davvero Moth? E chi lo sa? No, non può essere. Miau. Tante risate, tante belle cose. Non sei Motto. Sveniamo. Salviamo. Qui cosa abbiamo? Livello 16. Ma sì, la facciamo livello 16. Cioè, ho bisogno di aiuto per occupare delle scorte. Potrebbe tornarci utile fare un favore alla Vibris prima di chiedere la sua ricetta. Siete tornati, vedete, di solito ricevo personalmente le mie scorte. Questo è un po' off. Come si dice, nobile. Ma i gattorini ora hanno una paura gattificante, perché l'ultimo gattorino è scomparso. Oh, come gattiavolo è potuto succedere? Esattamente perciò ho bisogno del vostro aiuto per ritirare le scorte. Lo odio. E mi sto odiando anche, anche me stesso sto odiando. Ok, dici come. Prima vi occuperò del mio ladio per pagare. Vi indicherò dove potete trovarli il punto di ritiro. Trovate prima il mio ladio per pagare, poi ritirare le scorte, capito? Cos'è il mio ladio? Chi è il mio ladio? Chi lo sa? Ok, c'è un soldo. Ah, c'è anche questo. Scusa, non me lo ricordo. Sì, ah, ok, sì. I ratti pirati. Questi me l'ho già letto. C'è la caverna inondata. Ok, di livello. Ah, non posso perché c'è il mobbettino dietro che mi blocca. Che è di livello 50. Signori, facciamo. No, lo facciamo dopo. Grazie. Ci manda dall'altra parte del mondo. Devastazione. Proprio dall'altra parte del mondo, proprio. Il mondo è mio! Pare proprio che ora non abbiamo scelta, amico. O la mia ova o la mia spacca. Cioè, sarebbe o la va o la spacca. Non so perché questa è rimasta indietro, questa missione. Però la facciamo. Guarda, ci prendiamo anche il danno perché tanti alla fin fine sono mobbettini che non ci fanno nulla. Ma prima volevo vedere una cosa. Eh sì. Questo è più potente.
Ok, abbiamo distrutto tutto. Ok, abbiamo preso anche queste e adesso andiamo in basso e dovrebbe esserci la finale. Raccogli il Miao Ladio. Ah, è una pietra. Questi minerali sono magici, per questo lo considero un pagamento. Miao, è il momento di andare a tirare le scorte. Questo vuole la chiave, che non abbiamo mai capito dov'è. Ci curiamo. Non si sa mai. Ok. Posso passare di qua? No, dobbiamo fare il giro. Di qua si può passare? No, dobbiamo fare il giro. Di qua. Eccolo qui. Non ci sono altri banditi? Vanno sul sicuro ora. Il cittagatto ti indica e ti porge la zampa. Gli dai il Miao Ladio e se ne va. Dovremmo provare ad aprirlo. Eccoci, eccovi qua. Ci stavate mettendo troppo e ho preoccupata. Lì c'è il territorio di Zampovt Ovest. Quelli vogliono solo i miei segreti. Vibris, ci chiedevamo cosa ci sia all'interno. No, non posso lasciarvi guardare dentro. Neanche un fusapochino? No, non è possibile. Coraggio, solo un pochino. No, prendete questo, la vostra ricompensa. C'è qualcosa che non gatta con Vifilbis. Gatterò. Dovremmo dirlo a zampe pelose e torniamo a Zamposto. Ok, abbiamo completato la missione. Ah, c'è il fabbro. Il fabbro cosa faceva? Chi se lo ricorda? 5.000. Non c'è... quello del... per migliorare l'equip. L'equipaggiamenti... Ah, anche qua! Ma spoppano così queste missioni. Cioè... Però noi stavamo facendo quella nelle isole. Giusto? Che onestamente non mi ricordo più. Ah, dov'era? Sai che era a destra. Io voglio migliorare questa. Oh, il fuoco è al massimo. Attenzione, il fuoco è al massimo. Quindi livello 10 è il massimo. Ok, abbiamo scoperto che livello 10 è il massimo. Livello 85. Qua c'è una mano. Qui è zona... alti livelli. Livello 80, livello 60, sì, alti livelli, altisonanti. E qua c'era la... sì, eravamo arrivati qua noi. Non si può parlare. Voi gatti siete dei Gentle Bros, in realtà siamo gli dei, cioè gli sviluppatori di questo gioco. Ah, ok. Questo me lo ricordo. Partita salvata. E ci siamo. Sì, sì. Qui c'è anche una grotta che è di livello 1. 1. Livello 1. Qui.
La chiave d'oro. Attenzione! Attenzione, 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 ma tutto ciò potrebbe essere che abbia trovato la chiave, ma tutto ciò lo scopriremo nella prossima puntata, come si suol dire in televisione, ma io, qui sarò in televisione, a me non piace la televisione. Quindi, grazie di essere stati qui con me in questo mini giochino che non è un mini giochino, si sta sviluppando un grande gioco pieno di quest, è divertente. Spero che vi siete divertiti e alla prossima. Bye bye!